Buongiorno, buongiorno. Ah, che bello, mattina con il raffreddore, vai. Ok, allora, ragazzi, parliamo di un bombolone, di un bombone, di un'indiscrezione di mercato da prendere con le dovute zac 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 pinzette. Perché, ragazzi, la Juventus sta cercando una rivoluzione. Si parla per i tre nomi per il reparto più importante, ovvero l'attacco. Morata, che è quello più verosimile, cioè quello più complicato da prendere. Zapata, che si potrebbe fare, ma l'Atalanta non credo lo lascerà partire. E il piano B a Duvan Zapata sarebbe Arkadiusz Milik, che è quello più vicino rispetto agli altri due. Oggi parliamo di quello in mezzo, ovvero Duvan Zapata, perché la Juventus pare abbia fatto la prima offerta all'Atalanta, 30 milioni di euro più il cartellino di Perin, e Perin che è in prestito al Genoa in questo momento. E quindi dovesse arrivare Zapata al Juventus, secondo me sarebbe un degno sostituto di Cristiano Ronaldo, qualora Cristiano Ronaldo dovesse andare via, perché ci sono parecchie voci che danno Ronaldo via dalla Juventus, poi vedremo. 30 milioni di euro che però l'Atalanta ha rifiutato. Sta cercando Agnelli in tutti i modi di sborsare più soldi possibili, ma l'Atalanta e il presidente Percassi si vede che se lo vogliono tenere stretto, soprattutto Gasperini. A proposito dell'Atalanta, stasera, ragazzi, stasera diretta alle 20:15, anzi alle 20:45, diretta prepartita di Atalanta PSG su Instagram, e poi ci vediamo di nuovo su Instagram per il post partita. E parlavo di Zapata. Zapata ha dei numeri eccezionali. Nelle ultime due stagioni ha trascinato l'Atalanta sia in Champions quest'anno, sia al quarto posto e al terzo posto dell'anno scorso. Zapata è quel giocatore che davanti non sbaglia praticamente mai, quindi secondo me la Juventus farebbe un attacco stratosferico prendendo questo, ingaggiando le prestazioni sportive di questo calciatore. Ma l'Atalanta e Gasperini frenano, infatti rifiutano, diciamo, la prima offerta. Io mi aspetto che Agnelli dà via una seconda offerta sui 45-50 milioni, 50 milioni al massimo e mezzo più bonus. Io un pensierino ce lo farei, anche se un sostituto come, cioè sostituire uno come Zapata con un incasso di soli, tra virgolette, 50 milioni è difficile. Voi cosa ne pensate qua sotto nei commenti? Zapata arriverà comunque alla Juventus alla fine? E secondo me ci sono buone possibilità, ma per quello che ci stanno dicendo, per le indiscrezioni che stanno arrivando, credo che comunque rimarrà all'Atalanta. Però ci sono buonissime possibilità, perché lui e il Papu all'Atalanta fanno veramente un'accoppiata clamorosa. E vediamo. Noi, ragazzi, ci becchiamo su Instagram alle 20:45 per la diretta prepartita di Atalanta Paris Saint Germain. L'Atalanta può fare la storia vincendo e andando in semifinale di Champions League. Poi vi racconterò un retroscena di De Ron durante la diretta, che può sembrare
brutto ma è simpaticissimo. E poi ve lo spiego. Allora, io ragazzi vi saluto e vi ringrazio sempre e comunque, tutta la vita, forza Napoli!